che si è visto minimo 12 volte. Madonna, che silenzio c'è stasera. Noi che tutta colpa di Paradiso. Noi che, quindi signori, vengo da lontano. Noi che siamo cresciuti con Caruso Pascoschi, Donne con le donne, Occhio di notte. Ma noi, questa sera, vi presentiamo il capolavoro più bello di Francesco, Ginevra Nuti. Panariello, Giorgio, com'è andata? Straordinario! Bellissimo, bellissimo. Mi sono divertito, mi sono commosso. In tanti la gente, ci siamo commossi. Sì, sì. La gente è stata straordinaria perché, insomma, stiamo parlando di un artista che a noi comici toscani ha dato tanto come ispirazione, quindi non ce lo siamo mai dimenticato. E allora, insomma, questa serata è un tributo, ma è anche una nostra, come dire, una... è anche un nostro omaggio che noi abbiamo dato un momento di a Francesco. No, è stato un momento di commozione per tutti, quindi è stato meraviglioso. Grazie a tutti. Ciao, ciao Giorgio. Leonardo Peraccione, è andata benissimo, straordinario. Sì, siamo con te, che mi dici, come artista? Beh, sai, guarda, oggi il compleanno in realtà è durato 6 minuti da quando la figlia di Francesca ha cantato la canzone con la sua entrata, per cui quello è stato il vero spettacolo. Noi poi ci siamo adoperati per fare quello che si sa fare, però la vera emozione è stato veramente l'applauso infinito del pubblico a Francesco. Quella è stata quanta veramente... gente c'era? Erano tutti... Pieno zeppo. Record nel Guinness, un compleanno da 7.000 persone è difficile avercelo. E finiamo così, Francesco, vuoi fare baccano, no? Allora finiamo così. Marco, vai, tutti insieme, le mani, vai. Così, baccano. L'affetto che tutti noi vogliamo a Francesco è il modo per fargli il più bel compleanno possibile. Speriamo di esserci riusciti. Grazie a voi, ce l'abbiamo fatta. Grazie. Okay. Buonanotte a tutti.